Ciao Roberto, ciao, siamo in compagnia di Roberto Gatto. Da band leader riesci a coltivare le suggestioni che ti stanno più a cuore, con il Perfect Trio per esempio o con il New York Quartet. Ci puoi parlare di questi progetti? Ma sono progetti alcuni stabili, altri occasionali, altri durano nel tempo, altri hanno una vita, diciamo, sì, abbastanza breve. Dipende molto. Io ho sempre tenuto in considerazione il fatto di riuscire a tenere insieme un gruppo, perché tenendolo insieme, questo ci hanno insegnato i grandi musicisti, voglio dire, si riesce a fare un percorso creativo anche di un certo livello. Purtroppo questa tendenza è sempre meno presente nel mondo della musica di oggi, perché si consuma e si passa oltre, si va avanti. Io continuo ad essere dell'idea che comunque è importante lavorare invece su progetti che abbiano una vita, diciamo, abbastanza duratura, per cercare di creare musica di un certo livello. Ne sono convinto e vado abbastanza contro le regole che ci impone invece il mercato di oggi. E nel quartetto italiano il punto focale si sposta nello scambio tra la tua esperienza e quella di musicisti di nuova generazione. Allora, come nasce e come vive questa esperienza? Ma ho sempre fatto molta attenzione appunto ai musicisti giovani, alle nuove generazioni, da sempre. Non voglio citare i tanti musicisti, diciamo, che ho preso sotto l'ala, per dire, no? Da musicista più esperto, ma ce ne sono stati veramente tanti, e continuo a essere sempre molto disponibile nei confronti appunto dei giovani di talento. Per fare questo c'è bisogno però di essere attenti, di girare, di andare in giro, cercarli attraverso anche le scuole dove io insegno, i vari conservatori o i corsi di perfezionamento, ma anche andando in giro nei locali la sera, no? Non è una cosa che molti colleghi della mia generazione usano fare, arrivati a un certo punto, se ne stanno tranquillamente a casa o a lavorare altrove. Invece io sono molto curioso, nonostante tutto, molti di questi musicisti li ho scoperti così, attraverso il fatto di andarmeli anche un po' a cercare, di sentirne parlare magari da altri, di intercettarli strada facendo e di decidere di investire su alcuni di loro. E quindi il Quartetto Italiano è uno degli esempi, ma ce ne sono stati moltissimi altri. E quindi semplicemente per dire che bisogna avere curiosità e soprattutto essere aperti nei confronti dei musicisti giovani, perché hanno un sacco di cose da dire, e quindi c'è un bello scambio, perché comunque io dalla mia esperienza quarantennale ormai do a loro delle cose e loro danno a me delle altre cose, quindi è un bellissimo scambio. E quando la musica jazz si unisce ad altre forme di racconto, come la forma canzone di Gino Paoli o le parole di Pierpaolo Pasolini, è sempre una sfida, credo. Come ti avvicini a questi lavori, a questi progetti? Ma con grande rispetto sicuramente, e con lo stesso approccio che ho nel fare musica, cioè lavorando su un fronte sicuramente molto legato all'improvvisazione, perché non perché la voglia mettere sul semplice, perché improvvisare non è per niente facile, ma perché comunque è in linea con quello che siamo stati abituati a fare, appunto ad improvvisare. Quindi quando ci sono questi incontri come questo di stasera, oppure ce ne sono stati tanti altri con personaggi, artisti di altri campi, alla fine io metto sul piatto la mia esperienza di musicista improvvisatore e cerco di interagire nel miglior modo possibile con questi altri artisti che mi è capitato di incontrare. È una cosa, devo dire, molto naturale e ha sempre funzionato in questo modo. Cosa ritieni di aver imparato dalla musica come forma d'arte e di espressione e dalle esperienze che sono innanzitutto umane, che hanno accompagnato la tua carriera musicale? Ma io sto imparando sempre, ancora sto imparando molto. Devo dire che forse in questi ultimi anni ho imparato molto di più di quello che non avessi imparato magari nei primi anni della mia attività. Facevo un po' meno attenzione ad apprendere, diciamo, quello che poi in realtà sono le basi fondamentali per fare questo lavoro. Diciamo, lo facevo un po' più in superficie, anche se sempre con grandissimo impegno, ma è proprio in questi ultimi anni che
ho messo a punto, ma questo è abbastanza normale vista l'età e visto anche quello che è successo ad altri musicisti. Si mettono da parte tante cose, si punta su altre che sono sicuramente un condensato di esperienze fatte, e quindi bisogna saper rinunciare a tanto in favore proprio di cercare di migliorare e di tirar fuori il meglio che deriva appunto dal fatto di avere una certa maturità e una certa esperienza. E quindi quello che io sto facendo appunto è continuare ad imparare, e sto imparando molto, ma ho ancora tanto, spero ancora di continuare ad imparare. Non mi considero un musicista arrivato nella maniera più assoluta, e anzi scopro delle cose divertenti, degli aspetti della musica che non conoscevo. Insomma, è un discorso abbastanza complesso, però comunque lo sto continuando a fare. Grazie Roberto. Grazie a voi.